Non restare chiuso qui, yeah, pensiero. Allora, ciao. E benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia. Ai tempi della filosofia sono con Pikachu, che è un compagno di strada, è così che, insomma, c'è una mia sorella che dice, ma dai, ma è pulcino. Cioè, adesso non dico cosa dice, però è pieno di... sarà pieno di acari. Vabbè, convive con i suoi acari, dai. Comunque, come tutti i materassi, eccetera, e tappeti. Allora, questo non è un video in cui vi voglio parlare di una cosa troppo specifica, cioè di un argomento astrologico specifico. Vi racconto alcune cosucce che riguardano me stesso e questo canale, l'astrologia. Ora, oggi è il secondo giorno sotto l'ala dell'angelo Lecabelle, che è il primo angelo della Vergine, questo lo dico così, da un punto di vista informativo, ha la sua importanza. Siamo entrati nel periodo della Vergine, non siamo più sotto il segno del Leone, l'atmosfera cambia, la frequenza cambia. L'angelo Lecabelle, vabbè, andrebbe spiegato, è un angelo che ha le sue bellezze, l'angelo delle grandi opportunità, porta tante volte gli individui a sentirsi anche un po' esageratamente nella stanza dei bottoni, così un po' vicini a Dio, nel tentativo di controllare un po', la realtà. C'è anche questo, nonostante la Vergine sia un segno fondamentalmente umile, però Lecabelle tra le Vergini forse non lo è così tanto, sono 5 giorni così. Comunque siamo entrati sotto il segno della Vergine, fa ancora caldo, anche qui, però la temperatura un pochettino è cambiata, verso un'altra stagione, settembre, poi ottobre, novembre, poi si va verso la stagione che a me piace moltissimo, il Natale, cioè il periodo di Halloween, Natale, quel periodo così magico, pieno di cose. Ricordatevi che Halloween... Ne parlavo proprio con la mia amica Siwa, non è una festa americana, è una festa europea, è nata qui nel mondo, nel nostro mondo europeo, era diffusissima, è una festa celtica. Vabbè, non so, mi stancherò mai di raccontarlo. E che poi è stata portata dagli irlandesi negli Stati Uniti, certo poi ha preso tutta quella forma, le zucche, eccetera, perché lì gli irlandesi non hanno trovato le rape che utilizzavano per metterci dentro il lumicino, hanno trovato le zucche, e poi vabbè, la zucca, l'arancione è diventato il colore tipico di Halloween. Però sento tanta gente che dice, ah, ma questa festa che non ci appartiene, i vecchi, no, i vecchi, che non ci appartiene, che non capisco, ma non capite niente proprio, i bambini capiscono bene, allora anche Natale, dai, allora tutto non è niente nostro, che cosa è nostro? Volendo anche Natale, vabbè, Natale lo so, è un'altra storia. Però, veramente, cioè, c'è veramente un'ignoranza pazzesca a proposito di tutto. Halloween è una festa favolosa. Cosa c'entra? C'entra nel senso che adesso, visto che siamo entrati in settembre, già siamo con un piede verso un mondo un po' diverso, anche se fa ancora molto caldo. Penso che anche dove abitate voi, se mi ascoltate dal sud, faccia ancora molto caldo, però piano piano le temperature dovrebbero abbassarsi. Perché quest'estate è stata veramente una mazzata. Mi sa che ci dovremmo abituare perché qui la temperatura generale si alza, lo sappiamo. Cavoli, insomma, questo mondo lo stiamo riducendo veramente in un certo... Tra il Covid, la temperatura, un disastro, vabbè. Ok, vedremo cosa riusciamo a fare. Ce la faremo, dai, sopravviveremo. L'uomo è molto adattabile, no? Alla fine. Ma di che cosa vi voglio parlare effettivamente di questo canale? Questo canale che esiste da 6 anni circa, e sì, forse essendo adesso sotto segno della Vergine mi viene un po' da dire alcune cose. Io del resto sono della Vergine. Questo canale non è della Vergine, è nato sotto il segno dei gemelli, segno della trasparenza, è fatto in un certo modo. Quindi, ma sapete, i gemelli, la Vergine sono segni che non hanno tanto a che vedere tra di loro, per certi versi, perché c'è una quadratura, vedete, i gemelli, la Vergine, quadratura, ci sono 90 gradi di distanza, però hanno in comune Mercurio, quindi l'intelletto è un po' come
come che cosa? Beh, ci sono dei segni che sono fatti così, eh? Adesso vabbè, lasciamo perdere, però questi due segni effettivamente hanno qualcosa in comune. Ho spiegato varie volte che nei gemelli c'è un mercurio che è più, diciamo, alato, ha le calzature alate e poi si posa sul terreno. Nella Vergine toglie le scarpe alate e mette le sneakers, e cammina sulla terra. Ok, ora questo canale, allora, quello che voglio sottolineare è che questo canale fondamentalmente è nato, sapete, non per un fa... Allora, tutti quelli che fanno YouTuber, credo, quasi tutti, forse non tutti, non lo so, bisogna chiedere ad ognuno, ma quasi tutti vogliono popolarità, successo, ottenere dei risultati, monetizzare, guadagnare, diventare famosi. Cosa fai da grande? Farò YouTuber! Allora, sapete, io zero. Cioè, questo mio canale è nato veramente in un modo casuale, casuale. Non casuale, ma non per quel motivo lì, non per creare una vetrina e avere poi successo. Assolutamente no. C'era un mio amico, questo l'ho già spiegato, che disegna, che fa dei libri per i bambini, disegna tanti draghi, disegna tante cose un po' del passato, un po' tipo Signore degli Anelli, oppure Harry Potter, oppure tutte cose così fantastiche che riguardano un medioevo immaginifico. Allora, questo mio amico mi aveva detto: dai, potremmo provare a fare, lui che è una persona estremamente intelligente, potremmo provare a fare un libro, potrei provare a fare un libro partendo dall'astrologia, cioè raccontare l'astrologia a chi? Fondamentalmente ai bambini. Poi se la racconti ai bambini, in realtà la racconti a tutti, perché se fai un libro per i bambini anche gli adulti lo possono leggere. Però, allora, la cosa non ha funzionato. Allora, all'inizio io che cosa ho fatto? Gli ho mandato dei video, gli ho spiegato delle cose, eccetera, però non capiva bene, non sapeva bene come districarsi. Poi mi sono detto: beh, proviamo a fare dei video in YouTube, ma per quale motivo? Perché se io vado in YouTube c'è una tensione maggiore, è inevitabile, eh? Tutti quelli che che stanno qui in YouTube hanno una tensione. Ti stai rivolgendo a tutti, potenzialmente a chiunque, sei vulnerabile in un certo senso, cioè sei forte ma anche vulnerabile, come in televisione, uno si presenta in televisione oppure uno fa un concerto, vabbè, nel concerto sai che vengono i tuoi fan, però qui YouTube può esserci chiunque, io sono qui, qualcuno pensa carino, bravo, simpatico, altri pensano: ma sì, ma questo qua che è un deficiente, eccetera. Quindi ti esponi tantissimo. Quindi ciò è utile perché c'è una tensione, e questa tensione mi serviva per spiegare meglio tutto quello che riguarda l'astrologia. Però non è stato sufficiente, cioè non è riuscito questo mio amico a tradurre tutto ciò in qualcosa che potesse essere un libro, ma lo capisco perché è difficile. Io per primo penso a tante volte a cosa si può fare da un punto di vista narrativo con l'astrologia. Secondo me è possibile. E lo dico qua, diciamo, temendo che qualcuno mi rubi l'idea, punto di domanda, non tanto perché è difficile. Tanto tempo fa c'era Sailor Moon, no? Sailor Moon. Kim ci difende, sei ancora tu. Insomma, Sailor Moon. Certo, Sailor Moon, i giapponesi che sono furbi, utilizzano tutto, hanno usato Sailor Moon, c'erano i pianeti, c'era Sailor Moon, il personaggio di Sailor Moon è veramente del cancro, piange, ride, cambia continuamente di umore, e poi ci sono tutti gli altri personaggi, Sailor Mercury, che rappresenta la Vergine, insomma, sono stati veramente bravi, ma poi in tempi non sospetti, cioè tanto tempo fa. Poi cosa c'è ancora? Mica tanto, c'era una mia amica che mi diceva: ma ci sono i Cavalieri dello Zodiaco. Sì, vabbè, dai, però non è che sia neanche tutto sto che... ci sono dei blockbuster così dove c'è l'astrologia? No. Gli americani che utilizzano tutto, no? Hollywood, hanno usato veramente l'astrologia? No. Ma perché? Perché è difficile, è veramente difficile. Per
Perché se fosse facile l'avrebbero già utilizzata l'astrologia, invece non ce la fanno. È un argomento difficile per vari motivi. Ora, come spiegare questa cosa? L'astrologia è un argomento, tra l'altro parlavo effettivamente con, tra l'altro questo è un po', questo video è anche un po' dedicato a questo amico che... Amico, già lo considero così, comunque una persona che ha scritto sotto certi miei video con grande entusiasmo, dicendomi che è da una settimana che sta studiando i miei video, il che mi fa piacere, certamente. Cioè, i miei video, allora faccio un passo indietro ancora una volta, poi torno a quello che volevo dire adesso. I miei video sono nati così e poi senza un intento. Da vetrina, voglio guadagnare, voglio diventare youtuber, ma zero, proprio io non ho questo atteggiamento. Quindi, a differenza, credo, di altri youtuber, perché poi alla fine sono quello, tecnica, ma io sono, non c'è un artificio, io sono assolutamente diretto, come dire, umano. Ma anche gli altri, c'è un sacco di gente bravissima, anzi, bravissimi proprio, ma veramente, ma molto più di me, ma figuriamoci, che costruiscono bene. Io non costruisco, cioè, nel senso che sì, parlo, ma quello che faccio io è veramente molto umano. Vi parlo proprio come se fossimo insieme qui in un salotto, a casa vostra, a casa mia, e ci parliamo, e vi parlo, vi spiego le cose che penso. A volte in un modo più efficace, a volte in un modo, molto in un modo meno efficace. Ora c'è chi mi segue e poi improvvisamente scopro che c'è gente che sta imparando molto da quello che ho fatto, il che mi fa molto piacere perché questo poi alla fine è l'intento. Da parte mia l'intento è quello di comunicare, trasmettere certe cose, condividere quello che so e basta. Perché monetizzo praticamente no. C'era una mia amica che diceva: Ma dai, monetizza ogni tanto. Penso, vabbè, monetizzo, però non lo faccio alla fine. Anche perché poi, in definitiva, io guadagno grazie alle persone che arrivano a me e chiedono il tema Natale. È questo. Mi chiedono di fare il tema Natale. Quindi io ho un sacco di gente, io qui ho un quaderno. Pieno di persone, qui ho questo pieno di persone, di gente a cui devo spiegare il tema Natale, cioè un sacco di gente, no? Cioè, ed è questo che è poi il mio lavoro, spiegare il tema Natale, che è una cosa molto seria, difficile e che prende tanto tempo. Io studio bene i temi Natali, poi li spiego, passo 2 o 3 ore con le persone a spiegare i temi Natali. Quindi è questo, alla fine quello che io faccio qui, non so, un po' lo faccio per divertirmi e soprattutto per condividere perché mi piace comunicare, io sono comunicativo. Questo è il punto. Allora, questo è un aspetto. Poi c'era questo mio amico che mi diceva ho imparato molto e a volte sono sorpreso del fatto che qualcuno ha acquisito molto da tutti e io sono contento, certo, perché questo è lo scopo. Ora, se effettivamente si guardassero tutti i miei video, alcuni spiegati meglio, molto bene, a volte in un modo eccellente, devo essere sincero, a volte sono stato veramente bravissimo, ero, diciamo, in quel momento particolarmente energetico, in altri momenti meno, insomma, poi vecchio e quindi perdo anche dei colpi. Si fa per dire, però un pochettino può essere anche così, che ne so. Oppure non volendo fare proprio quello che fa il canale in quel modo, come lo fanno tanti altri, posso perdere anche energia, è vero, a volte un po' la perdo, però cerco sempre di essere il più possibile chiaro, preciso e raccontarvi delle cose che vi possano servire. Quindi quando qualcuno salta fuori e mi dice ma sono un tuo allievo, ho imparato, mi fa veramente piacere e io sono molto sorpreso, anche se non dovrei, ma lo sono. È così. Ora, questo è un aspetto che spero sia chiaro. Un'altra cosa che vi racconto è che
parlando con varie persone scopro che ci sono, allora, so che ci sono delle scuole, allora, dove abito io qui in Svizzera, non credo proprio, ci saranno nascoste, non so dove, però dove abito io qui nella Svizzera, io abito in Svizzera italiana, non lo so se ci siano delle scuole di astrologia. In Italia ci sono le scuole dell'astrologia. Allora lo dico così in un modo, in questo modo un po' vagamente ironico, perché io ho l'impressione che, cioè, le persone che imparano da queste, che vanno in queste scuole, ma non imparano praticamente niente. Allora, qui probabilmente arriveranno i dislike, però io ho parlato con delle varie persone, ma a me sembra che più fai queste scuole, più hai le idee confuse. Ma allora, io mi sono chiesto perché, anche se non le conosco, io non le frequento, non mi interessa, cosa mi interessa, nel senso che io conosco bene l'astrologia, quindi vi racconto quello che... Ma cosa posso pensare di tutto ciò? Io credo che, siccome è un tema che può interessare, certamente appassionare molte persone, si creano queste, delle, come si crea qualunque cosa. L'università, la scuola di astrologia e ci sono dei maestri che ti spiegano delle cose. Per riempire quelle ore e quello spazio, quel tempo, eccetera, ti raccontano tutto, il contrario di tutto, la rava e la fava. Secondo me c'è un casino, è un casino questa roba qua. Io ho questa impressione, io forse mi sbaglio, vorrei sbagliarmi, può darsi, ditemelo voi, ma ho l'impressione che sia così, ma lo deduco dalle persone che si rivolgono a me e che hanno fatto una scuola di astrologia e che hanno le idee confuse, che non riescono neanche a leggere un tema natale normale, semplice. Cioè, tu vai in queste scuole e ti raccontano di tutto, i pianeti qua, bla bla bla, bla ce ne sono mille cose, il Placido qui, no? Facciamo il tema così, la possibilità, cioè, mille cose e non si capisce niente. Io credo che non si capisce. Secondo me è così. E poi ci sono tante cose sulle quali non sono d'accordo, almeno c'è una cosa in particolare. Comunque, vabbè, se allora, tranquilli, scialla, scialla, nel senso, se voi state facendo una scuola di astrologia e vi piace, ben per voi, tutto di guadagnato. Non lo sto dicendo a mio favore, perché devo essere veramente sincero, a me non frega assolutamente nulla da un punto di vista commerciale, nel senso che, siccome io ho tanto lavoro e le persone mi chiedono, non è che io voglio denigrare la scuola, se la scuola va bene, meglio così, ma ho l'impressione che invece di imparare si disimpara in queste scuole. Ora, l'astrologia è un tema che, allora, questo è un altro discorso ancora, per tanta, allora, ci sono vari livelli, c'è tantissima gente che pensa, è una stupidaggine, è una superstizione, sì, vabbè, ci credo, però, vabbè. Fino ad un certo punto c'è questa cosa, ok, Paolo Fox, televisione, le previsioni, ora quella è una visione, una versione dell'astrologia che è anche fuorviante. Ora Paolo Fox in sé, secondo me, è un bravo astrologo, forse anche molto, molto bravo, può darsi. Io lo penso così, lo immagino così, lo percepisco così. Non lo seguo particolarmente, ma credo che la sappia lunga. Ma lui deve fare il suo lavoro, sta in televisione, è pagato per fare quella roba lì, penso che guadagni anche bene, penso che il suo lavoro sia una grandissima rottura di scatole, che ti smarmella proprio i cosiddetti, nel senso che direte, no, sei invidioso? No, 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 assolutamente no. Io non vorrei mai essere al posto di Paolo Fox, che ogni giorno deve raccontare, ah, sapete, la luna si è spostata di 1 mm e deve raccontare una cosa e arrampicarsi sugli specchi. Non vorrei mai fare questo lavoro qua. E poi ogni giorno stare lì a spiegare i transiti, ma che rottura di scatole, che rottura di scatole. Ora, l'astrologia non è solamente previsionale. Naturalmente guadagna, quindi fa il suo lavoro, ma bello, bravo, no? Forse a lui piace, non lo so, bisognerebbe chiedere. Bisogna chiedere a lui esattamente se gli piace oppure no. Può darsi che gli piace, non lo so. Però, vabbè, è più famoso e tutti guardano quello. Però l'idea che ti fai è sbagliata, perché l'astrologia non è fare previ, non è Nostradamus, non è come la meteorologia.
Uno dice, ma che tempo farà? Eh sì, adesso l'anticiclone africano forse sta diminuendo, arriverà la goccia d'aria fredda, forse, no? No, farà caldo per l'eternità, cioè, ma siamo in un inferno. Però forse la temperatura cambia, meteorologia. Astrologia tipo, prevedo cosa succederà. Ok, figo. Ma da questo, tra l'altro, ne parlavo anche con questo ragazzo, di cui tra l'altro non mi ricordo più il nome, però insomma. Però tu sai, no? Chi sei? E ti ringrazio anche per aver parlato. Perché insomma questo suscita in me dei pensieri, delle riflessioni e parlando effettivamente di questo aspetto, pensavo, gli spiegavo che si parla di, cioè Paolo Fox, ok, la previsione, ma non è, l'astrologia non è questo, ci si fa un'idea sbagliata. Tra l'altro, qual è il punto? Come mi diceva lui giustamente, allora sembrano quasi delle banalità, almeno per me, però vanno dette. Cioè, qual è il tipo, la banalità? Allora, uno dice: vabbè, ma l'astrologia non può funzionare perché allora tutti gli scorpioni oggi sono fortunati perché incontreranno l'amore, nel lavoro gli andrà bene, la Vergine oggi è la luna storta, eccetera. Ma com'è possibile? Milioni di persone, perché sono 12 segni. E tutti uguali, ma no, ma no. C'è una tendenza, perché i segni sono archetipi, sono dei modelli. Ognuno di noi ha il suo segno, è importante, quindi c'è qualcosa di vero, certamente, in ciò che dice Paolo Fox, lo sa anche lui, che c'è qualcosa di vero, ma che non può essere esaustivo, ma lo sa, ma figuriamoci, è intelligente. Ma deve fare il suo lavoro e spiegare queste cose. Ora, tutto ciò è carino, è interessante, ci piace. Cosa succederà oggi al cancro? Vado a vedere cosa dice Paolo Fox. E ciò ti interessa, ti piace, e allo stesso tempo ti fa pensare: sì, ma tutti i cancro, conosco un altro cancro, ma non gli è andata così. Ma è normale perché ognuno ha la sua personalità, è un po' come il codice genetico. I geni sono quelli, ma ognuno ce li ha in un modo diverso. Per quel che riguarda l'astrologia, tu puoi essere del toro, certo, il toro, ok, ma il toro con quale ascendente? Ci sono 11 possibilità, anzi 12, perché potresti essere anche toro, ascendente toro. Quindi ci sono 12 possibilità e questo cambia già le cose. Dov'è il tuo sole? In quale casa? In quale settore? Devi vedere. E il settore cambia tutto, dice l'ultima cosa, l'ultima parola, e i pianeti, dove, come sono disposti, come si relazionano al tuo sole e a tutto il resto. Ci sono tante cose, ognuno di noi è fatto a modo suo, siamo 7 miliardi e mezzo, quasi 8 miliardi di persone in questo mondo, mica siamo tutti uguali, siamo tutti diversi, siamo tutti simili in un certo senso, perché poi alla fine. Vabbè, adesso non voglio essere. Però scava scava, poi alla fine gli uomini sono tutti uomini, gli esseri umani sono tutti gli esseri umani. Non vorrei essere troppo duro in questo, cioè nel senso che vorrei dire. Però un po' visti dall'alto, dai marziani, siamo un po' un formicaio. Però se ci guardiamo fra di noi, ci vediamo molto diversi. Infatti litighiamo tutti, questa è una cosa chiara. Polemos, tutti qui a litigare, il Covid, no, sono Novax, no, ma tu fai schifo, no, vaccinati, oppure che ne so, a me piace questa musica, no, quella musica fa schifo, eccetera. Insomma, è un mondo dove tutti litigano, poi la rete, figuriamoci, insomma, è tutto così, ma la rete non è nient'altro che un riflesso, del nostro mondo concreto, semplicemente lì, sei dietro uno schermo, sei mascherato e quindi puoi più facilmente, vigliaccamente, anche dire tutto quello che ti pare, è così. Certo, siamo tutti diversi, ma questo è fondamentale e l'astrologia ce lo racconta, ma lo sa anche Paolo Fox. Quindi non puoi ridurre le persone a 12 categorie, punto. Questo non è possibile, anche se c'è qualcosa di vero. Oggi, visto che il Sole è entrato in Vergine, certo che la Vergine è qualcosa, certo, il Sole è qui all'inizio della Vergine, la Vergine, chi è nato all'inizio della Vergine ha una sua energia che lo sta investendo, ma poi bisogna vedere tutti gli altri segni, come questo Sole si relaziona a tutto il resto. Ora, Paolo Fox deve fare questo tipo di lavoro,
guardare il sole, l'io, il nocciolo, e vedere un po' come si relaziona tutto il resto. Lavoro ingrato, difficile, quindi bravo, guadagni bene, ma ripeto, io non vorrei mai essere, cioè, impazzirei. Preferisco fare gli oroscopi alle persone singolarmente. Questo è bello perché parli con la persona e gli racconti. Io quando faccio un oroscopo a una persona, generalmente non so niente di quella persona. Tante volte non so, neanche, non so che faccia, niente, zero. So l'età, mi dà i suoi dati natali, le parlo e poi viene fuori che la persona mi dice è così. Ora, non è sorprendente questo punto di domanda, ma certo che è sorprendente, ma per me sempre, per primo. Com'è possibile che io partendo semplicemente da un'ora di nascita, un giorno, un mese, un anno, un luogo, posso dire di una persona un sacco di roba? Come eri da piccola o piccolo, come sei cresciuto, adolescenza, genitori, cosa ti piace, quali sono, come ti rapporti alle persone, come nell'amore, cioè, ma è un sacco di roba, è incredibile, è uno strumento favoloso. Quindi l'astrologia va capita come strumento. Ritornando al discorso, c'è tanta gente che pensa che è una superstizione perché vede Paolo Fox, ma non per colpa di Paolo Fox, non è questo il punto, è perché ha una visione così molto generica e entra in contrasto e dice sì, vabbè, ma dai, ma cos'è l'astrologia? È una stupidaggine, è una superstizione antica, siamo ancora a quei livelli, ma questo tante volte l'ho sentito. Ma se lì, quella è una pre-comprensione, un pre-giudizio, è un problema tuo, anche di tutti gli scienziati, tipo... Ma tutti quelli che naturalmente sono assolutamente contro, se prendi uno di Freddi, so, per dire cose un po' estreme, o prendi un Piero Angela, Piero Angela ti dirà: ma sì, cioè, no, cosa vuoi che ti dica? Ma ride, ride, ma è il suo cervello che ha un limite, c'è cioè una paratia e non gli permette di andare oltre. Se tu sei costretto a studiare quella materia, capisci che funziona. Adesso, io non sono stato costretto, l'ho studiata. Però per dire, tante volte penso, questa gente bisognerebbe metterla in un'isola, ma in realtà no, in realtà no, ma solamente con quegli strumenti astrologici, e passa 3 anni, avete un po', mi viene un po' come, sapete, Castaway, no? Con Tom Hanks. Insomma, sei obbligato a fare solo quello, vedrai che poi alla fine ti conviene, che hai capito che funziona. Allo stesso tempo penso, ma pensate a quello che volete, santo cielo. Del resto, io sono d'accordo che si pensi quello che si vuole, mi diverte pure, anzi, trovo che sia interessante un po' come da spia, tipo 007, che 007 fa le sue cose o la spia, lavori di nascosto, gli altri non sanno che stai facendo quella roba, pensano, chissà cosa fa, da questo punto di vista si può pensare sarà tutta una cretinata, ed è interessante perché non lo è per niente. E quindi è così. E quindi è anche divertente il fatto che... È divertente, è strano, e il fatto che ci sia un sacco di gente che pensi che sia assolutamente una stupidaggine. Quindi c'è il fatto di dire, vabbè, sì, ci credo, però, vabbè, fino ad un certo punto, sì, ma dai, tutti i segni sono tutti uguali, ma perché non capisci cos'è l'astrologia, non entri nel merito. Oppure... Lo scienziato che dice no, questa cosa non può funzionare. Ora, perché non possa funzionare da un punto di vista scientifico? Io l'ho spiegato, sapete, proprio dall'inizio, 6 anni, quando ero più bello, giovane, magrissimo, più di adesso, e raccontavo ed ero lì impalato così, un po' come un uccellaccio, un corvaccio così. Dicevo delle cose e ho spiegato tante volte qual è la differenza fra la ragione e il pensiero magico, la ragione intesa in senso scientifico, eccetera, così. Ho spiegato tante volte, poi se non si capisce, io non so, più di tanto non posso fare. Posso sempre tornare su questi temi, però insomma, se uno non vuole capire, ma perché, ripeto, non vuole neanche che sia così. Ma perché il mondo dovrebbe essere solo il fatto che questo oggetto cade, no? C'è la forza di gravità, Newton, Einstein, che poi è tutto anche qui misterioso, eh? Dai, la gravità è misteriosa. Pure perché il mondo deve essere solo atomi, materia, eccetera. Certo, c'è tutto questo, ma voglio ricordarvi comunque che la scienza, non la tecnologia, che noi poi confondiamo tecnologia e scienza, la scienza è qualcosa di molto
molto più profondo e misterioso. Come è nato l'universo? Big Bang? Sì, è una possibilità, ma non è detto. Forse c'è da sempre, e come inflazione, c'erano altri universi, c'era un mondo, cioè, di nervosismo quantico, come è nato tutto? È tutto molto misterioso, la radice delle cose, ma la scienza non la capisce. Sì, dice delle cose, pensa, fa congetture infinite, ma lo ammette la scienza stessa che è tutto in divenire. Quindi come può dire che questa è la verità e punto e basta? È una verità, certamente la scienza è vera, è chiaro. Poi ci serve per fare gli strumentini, no? La forchetta e il cellulare, eccetera, eccetera. Ok, sugli strumenti siamo bravi. Per quel che riguarda la comprensione della realtà, un po' meno, ci sono tante congetture. Non esiste solamente questo, esistono tante cose. L'astrologia è qualcosa che funziona, funziona molto molto bene, ve lo assicuro. Io, se non funzionasse, non sarei qui, non sono mica pazzo, non mi sentirei un idiota a raccontarvi delle cose solo per... ma perché, visto che funziona, la si può studiare ed è uno strumento strano che poi crea un ponte fra il mondo razionale, della ragione, principio di... non contraddizione causa-effetto e qualcos'altro, il che è fenomenale, ci apre anche una porta sulla spiritualità, per certi versi, è così, e questo è molto molto bello. Quindi, allora, la gente che pensa alla superstizione, la gente che pensa, Piero Angela che arriva e dice, ma questa non è scienza, no? È superstizioni antiche, arcaiche, no? Cose, le cazzate, ma questo lo dicono anche certi filosofi, a me fanno tipo girare le palle, devo dire filosofi, certi, tipo Carlo Sini che dice sì, vabbè. Poi ci sono i filosofi che non sono così, eh? Massimo Cacciari, per esempio, è un filosofo che dice che lui crede nell'astrologia, lui è dei gemelli, tra l'altro lui è nato, cioè il suo giorno di nascita, 5 di giugno, è lo stesso della nascita del mio canale, quindi è lui che crede e pensa che funzioni, dice una cosa che riguarda anche il mondo rinascimentale, c'è tutto uno studio, è affascinante, quindi ne parla assolutamente bene, oppure Massimo Donà che lavora come lui all'Università di Salute e Saprà Fare di Milano, anche lui ha scritto un libro su magia e filosofia, per dirvi, non tutti sono uguali, c'è persone e persone. Detto questo, poi c'è chi, come voi, che mi state seguendo, la maggior parte, credo, capisce, entra nell'argomento e quindi, sapete, io tendenzialmente non ho problemi con le persone, perché io non entro a contatto quasi con nessuno che mi dice che è una stupidaggine. La maggior parte delle persone che parlano con me sono persone che sanno che funziona, che sono accorte, che sanno, conoscono questo tema, lo vedono e poi generalmente faccio i temi natali e quindi parliamo seriamente di quello che è la personalità, guardandola attraverso questa chiave di lettura che è estremamente illuminante, che ti fa vedere la persona in trasparenza. Io, ripeto, non so niente di nessuno, ma se tu mi dai i dati, io vedo e so. E so, ecco. Ma non perché io sono un genio, ma perché lo strumento me lo permette. Poi io sono un bravo lettore, certo, di questa cosa, l'ho studiato, ma dipende dallo strumento e questa è una cosa, dipende dal fatto che è una realtà, che ha un suo valore. Ecco, queste sono delle cose che volevo un po' raccontarvi, così un po' a ruota libera. Poi c'è il famoso discorso, finisco. Sperando che non mi crolli sperando che non mi crolli la diretta, cioè non la diretta, ma la registrazione, perché può darsi che stia parlando da troppo tempo. Però voglio ancora una volta ricordare. Una cosa che mi colpisce tantissimo è che ogni volta che parlo con qualcuno e mi racconta delle scuole, c'è sempre questa cosa del fatto che l'ascendente è più si manifesta di più del segno. È più importante, rappresenta la fisicità. Io non so più come spiegarlo, l'ho spiegato 1 milione di volte. Spiego ancora una volta, velocemente, sperando, ripeto, che non crolli la...
Se dovesse crollare improvvisamente questa registrazione, sappiate che dipende dal fatto che sto filmando e che forse non c'è più spazio. Ma io non riesco a capire come tanti ci sono degli. Secondo me c'è un ripetere a pappagallo delle cose, oppure l'astrologia, per essere astrologi bisogna essere anche un po' infantili. Bisogna essere poetici, bisogna essere metaforici, bisogna capire delle analogie, bisogna essere quasi elementari nella comprensione delle cose. Cioè il sole è il sole, no? Il sole. Il sole è il centro di tutto, tutti i pianeti ruotano attorno al sole. Non per niente siamo nel sistema solare, solare, no? Non nel sistema dell'ascendente, sistema solare. I pianeti ruotano attorno al sole. Il sole è il corpo più grande, emana luce. Il sole in astrologia rappresenta l'ego, l'io, il nocciolo rovente della personalità, l'identità. A dipendenza di dove tu hai il sole, si può dire chi sei. Del resto, se no, Paolo Fox non potrebbe fare questo lavoro. Non è che ci racconta degli ascendenti. Ah, voi tutti, voi che siete ascendente bilancia. No, tu che sei dell'Ariete, o del Toro, oppure della Vergine. Perché tiene conto del sole che è il nocciolo, è il tuo protagonismo, è la tua luce di ogni giorno. Quella è la parte che si vede, che si vede. L'ascendente non è neanche un corpo, non è neanche un corpuscolo, non è un niente. No, no, non è che non sei niente, è qualcosa. È la costellazione che sale ad oriente, ad est, quando nasci, tagliata dall'orizzonte, ok, viene dal magico oriente, dal profondo, sono i re magi, io. Qui sono Re Magio Lu, che portano un regalo al bambino divino che nasce nella culla, che sei tu, che nasce nella grotta, che è solare, solare, come giusto che sia per ogni re, no? Gesù è un re, ognuno di noi è un piccolo re divino e nasce, e quello è il sole, e quello è il tuo esprimerti fondamentale. Se sei del cancro, e sei ascendente capricorno, per esempio, non ti esprimi direttamente come capricorno, che è un segno duro. Ma ce l'hai di fondo, ma nel tuo modo di esprimerti quotidiano sei del cancro, c'è il bambino, c'è l'infanzia, c'è la dolcezza, anche se nel fondo c'è qualcos'altro. È vero che l'ascendente, certamente, io non dico il contrario, è la parte più autentica dell'individuo, la parte più autentica. Quindi se scarti tutto, se togli la buccia del frutto, se apri il regalo, trovi dentro certamente l'ascendente, ma non è la parte che si manifesta di più, per l'amor di Dio, smettetela in queste scuole. Ora, anche questo elemento molto semplice, insomma, una vaga invettiva, ma neanche da, cioè fate quello che volete, insomma, confondetevi le idee, fate casino. Vivete nella confusione, non lo so, ma ve lo dico perché se partite da presupposti sbagliati, poi non capite il tema natale. Perché l'ascendente e il segno sono i due pilastri, le due torri, i due fondamenti del tema natale. Quindi è molto importante capire perché dalla struttura di questi due segni poi capisci tutto il resto, si ripercuotono sul resto del tema natale. Ora, non è che l'ascendente non sia importante, anzi, per certi versi è anche più importante, però bisogna capire la modalità, non è la parte che si vede. Se tu sei ascendente Capricorno e Cancro, non si vede per primo il fatto che sei Capricorno. Poi qualcuno viene a dire, sì, ma io parlando con una persona, io un po' che mi intendo di astrologia, ho visto il Capricorno. Ma certo, ma è normale, io sono ascendente Cancro, io sono Vergine. E ho tanti, lo so, nella casa dei gemelli. Come mi esprimo? Come un cancro? Sì, perché ho qui il pupazzo, no? E questo è un po' da. Ho qui Pikachu, quindi un po' da cancro, è vero. Ma fondamentalmente da Vergine, analitica e gemelli. Poi il cancro lo vede di più, la mia ragazza lo vede di più, lo vede di più la persona che mi ama. L'aspetto romantico, poetico, eccetera. Viene, si vede anche trapela. Forse un po' da quello che io faccio, ma è dietro, non è l'aspetto preponderante, capite? Vabbè, l'ho ripetuto per la millesima volta. Ok, non so, io più di così non riesco a fare, perché ogni volta lo spiego, ma a me sembra anche da questo dettaglio che le scuole, secondo me, chiudetele perché scusatemi però, non lo so, oppure cerchi. Secondo me nelle scuole
bisogna riempire un sacco d'ore. C'era anche una mia amica che andava a questa scuola, diceva: sì, ma ci sono varie interpretazioni, la tua è una, ma però effettivamente mi confonde un po' le idee, perché qui ci sono. Allora, secondo me, in una scuola, siccome bisogna fare una scuola, allora ti spieghiamo di qualunque cosa, questo, quell'altro, idee varie, cioè, e alla fine non si capisce più niente. L'astrologia non è psicanalisi, no? Freud diceva così, che aveva ragione, ma aveva anche le sue cose un po' strane. E dopo, che ne so, Jung è tutto un altro mondo, Erich Fromm è un'altra roba, Lacan che dice no, sì, ma anche no, e non è neanche la scienza, è un'altra cosa di un altro genere. Bisogna capire bene gli elementi fondamentali dell'astrologia, che sono tanti, sono complessi. Però sono quelli, e se non li capisci ti perdi. No, non è letteratura, cioè tanti libri, versioni diverse. No, è lo studio della persona in un certo modo. È una via di mezzo fra un'arte, è un'arte, è qualcosa di umanistico, ma c'è qualcosa anche di scientifico. Bisogna capire cos'è l'astrologia. Se non lo capisci, se pensi, vabbè, vado alla scuola, ti insegna tante cose, ok, come all'università, io ho fatto anche l'università, ma non è letteratura, non è che ogni autore ti dice una cosa e dice, ah, vabbè, sì, ok, Italo Calvino scriveva così, Verga scriveva così, Carducci diceva così, vabbè, ma non è quello, sì, ma è capire gli elementi fondamentali che ti servono per entrare nel cuore della persona, avere una visione trasparente, ma se non cogli le cose essenziali è un casino, ragazzi, è un casino. Cioè l'astrologia ci serve per questo, giusto? Per capire la personalità. Se ci sono mille interpretazioni, poi parlavo con una persona l'altro giorno, c'è il Placido, ma c'è anche una possibilità. Vabbè, no, non funziona. Bisogna capire. Bisogna trovare la struttura che ti serve per capire, se no, allora può essere tutto il contrario di tutto. Allora facciamo poesia, facciamo un'altra roba, facciamo poesia, letteratura, cantiamo, balliamo. E anche la psicanalisi, vabbè, la psicanalisi ha una sua compattezza, modo suo, adesso non voglio entrare in questo ambito, però ci sono varie versioni, vari approcci all'individuo. Ora, si potrebbe dire anche nell'astrologia ci possono essere vari approcci, ma fino ad un certo punto, perché se ce ne sono troppi, non capisci niente, non capisci niente, non arrivi all'essenza. Io sono per la complessità barra semplicità. È complessa l'astrologia, ma deve essere anche semplice. Non deve essere mille cose, se no non capisci niente. Quindi io tendenzialmente le scuole le abolirei, che mi sembrano solamente un business. Dico così, ma come sensazione, perché poi non le ho frequentate. Vabbè. Adesso qui naturalmente posso tirarmi, che ne so, così delle, qualcosa di negativo da varie persone, però non mi interessa, vi dico cosa penso, anche se naturalmente fate quello che volete, ma per l'amor di Dio, per certi versi a me non interessa. Cioè, vi racconto cosa penso, anche se non mi interessa, perché tanto io la mia vita la faccio lo stesso, faccio questi video assolutamente per trasmettere le conoscenze, per condividere e poi faccio tutti i miei temi natali e sono contento della risposta da parte delle persone, sono contento di rendere le persone contente e anche di fargli vedere il loro mondo interiore. Questa è la cosa fondamentale. Beh, finisco qui su questo mio video così un po'. Così, dove ho spiegato alcune cose che riguardano l'astrologia in sé, un po' come la vedo io. Vi abbraccio, siete felici, alla prossima volta. Ciao!